Oggi noi portiamo a Sana la prefettura di Ibaraki, che è una regione, la regione verde del Giappone a nord di Tokyo. Abbiamo deciso di portare a Sana una selezione di prodotti non soltanto giapponesi, ma una selezione di prodotti salutari giapponesi. Abbiamo qui infatti prodotti che in alcuni casi soltanto il 5% dei giapponesi conoscono. Noi abbiamo deciso di portare la prefettura di Ibaraki, che si affaccia per la prima volta in Italia, non ad una manifestazione qualsiasi, ma a Sana, perché abbiamo deciso di dare un'identità appunto salutare, biologica, a questa tipologia di prodotti, a questa prefettura, e questa piattaforma ci sembrava quella più appropriata e idonea. Abbiamo per esempio Shimin Konnyaku, che è un prodotto fatto con la radice di konjac. Konjac è il tubero di un fiore bellissimo, tra l'altro, molto simile alla calla, violacea, ed è un prodotto, pensate, oggi ci sono soltanto due produttori in Giappone di questo prodotto, uno di loro è qui. È un prodotto privo di grassi, è un prodotto che ha la capacità di ripulire completamente l'intestino, e quindi chi vuol perdere peso in poco tempo, questo prodotto fa miracoli. Abbiamo ovviamente prodotti più familiari per gli italiani, come le umeboshi, cioè le prugne salate, abbiamo il tè verde ovviamente, abbiamo prodotti a base di soia come il curry soy meat, abbiamo liquori di prugne, abbiamo patate dolci a varie gradazioni di essiccazione, quindi anche queste ricche di vitamine, ricche di fibre, snack molto facili anche per il paletto italiano, che sono senza nessuna aggiunta di zucchero o altri ingredienti, ma semplicemente essiccati dal sole, quindi prodotti che arrivano dalla terra, lavorati da mani artigiane esperte e consumate in Giappone in maniera molto molto semplice, anche così, come snack, senza essere così lavorate eccessivamente o successivamente. Questi prodotti, come dicevo prima, sono prodotti assolutamente artigianali, la lavorazione si tramanda in alcuni casi di centinaia di anni, per cui non c'è stato una scoperta del biologico, sono naturalmente biologici, sono naturalmente già bio e assolutamente naturali, per cui in questo caso è semplicemente la tradizione che torna a farsi sentire. Chiaramente anche in Giappone, così come in Europa, nel mondo, il biologico ha una voce sempre più forte. Forse in Giappone siamo un pochino più in ritardo rispetto all'Europa, ma come dicevo prima, in alcuni casi i prodotti sono naturalmente biologici, naturalmente naturali, scusate il gioco di parole, da centinaia di anni. Quindi semplicemente si tratta di preservare le tradizioni.